sogni e proiezioni che sono stati sviluppati negli anni 60, fine anni 50, anni 60 in Cina per volere dello Stato, che riunite i maestri di combattimento, e tutti poi tornavano nelle stesse cose. Perché se io con questo in uno Shaolin, o se io con questo in un Pahua giro come ti pare, ovviamente possono essere pace, sono quindi quello che cambia è della tecnica che può cambiare. Che può passare dal Tai Chi, che può passare al Karate, che può passare allo Shaolin, non è che poi cambia niente. I movimenti non può fare tanti di più, il corpo non può esprimere tanti di più, tutti hanno due braccia e due gambe. Quindi l'importante è, come si dice, è far pratica e stare su sequenze che servono realmente, che servono realmente, e poi uno torna, perché se io fa una cosa e poi prendo un'altra, non può venire. Capito? Un allenamento troppo formale, poi uno mi fa tutta un'altra cosa, come allenare a 100 metri e poi voglio correre 400. Non è possibile, oppure alleno 10.000 e poi voglio fare la maratona. E dopo uno si somigliano, ma non è quello. Ho più base di là. Pam, è qui. Pum, sinistro, destro. Combinazione di base. Calci in pugni. Ancora. Calcio laterale. Qui. Con questi tipi di orbitori qui, i calci non si possono tirare al 100%, perché qua io mi spacco. I pugni sì, i pugni come dei ginocchi, il ginocchio 70%. I calci ci vuole più orbitori più grandi, a quello. E lui tiene la guardia corretta, sciolto, pam, sinistro, pam, pam. Ok? Li vediamo. Qui, pum, pam, pam, questo. Ora lo vediamo fatto a coppia. Calcio laterale. Pam. Qui. Pugno sinistro. Pam. Pugno destro. Pam. Ok? Qui. Pam. Qui. Pam. Pam. Stop. Vedete contro una pensata. Ok. Proviamo. Alzati. No? Da qui. Uno, due, tre. Distanza. Pam. Pam. No così. Pam. Come dici, forse faccio un altro sport era meglio, mi ambisce nessuno. No! Non è questo, capito? Non è questo. Se uno pensa che una cosa va bene, andiamo a fare anche il mezzo, se ne va a dove? Non va bene. No? Questo, deve stare lì. Questo. Uno, due, tre. Pam. Poi se questo si presta a essere fatto sport, è un altro discorso. Il sandà si presta a essere fatto sport. Ma non c'è solo questo, c'è anche la condensazione di movimenti che poi mi permettono di fare gli scambi. Altrimenti la tecnica come si faceva prima non permette altro più di fare scambi. Certo, scompare più attacca, boom, e lo fai di estremi, così sì, però ci vuole anche un metodo che mi sostiene, no? E imparo a vedere tutto, e che comunque anche te che possa andare bene in certe occasioni, deve essere solo più bruciante. Di conseguenza, dicevo questo. Sì, che si presta a essere fatto sport, ma si presta anche per poter, quello potrebbe essere così al kumite, come nel karate, no? Il kumite che ti permette di fare degli scambi dove arroti, arroti, arroti e diventa sempre più sottile. Quindi è stato fatto l'essenzialità. Ora vediamo questa. Da qui, uno, due, tre, qui prendo un po' di questo, bam. La realtà molto sotto è quasi una ginocchiata, il corpo deve essere là. Se io sto così, tu mi colpisci. Vediamo. Questo. Lui sta un po' di presa appena, pum pum, pam, e pam. Che mi cambia a me di quando si faceva così? Non mi cambia niente, ho la stessa intensità. Solo che qui c'è coenergia maggiore, perché c'è biomeccanica e bioenergia. E si scarica lì. Ma quando poi un po' quello, ci vuole la stessa intensità, vitale. Allora, rivediamo bene, un po' di distanza lui, pam, pum, questo, pam, e ripeto la distanza, e se ne può fare uno per uno, pum, pum, pam, distanza, ok? Ti provo, pam, io so che posso fare qualunque cosa, no? Uno, due, pam, stop. Anche questa progressione è molto importante da allenare. Quindi, pam, pugno, pum, pum, pugno, pum, pam, questo,
pugno, pam, pam. Se io non ho questo sviluppato bene, non mi è poi niente, che poi le operazioni sono troppo morbide, no? Quella va un po' più forte ancora. Mentre si parla, io non lo posso parare. Bisogna aspettare che la persona abbia più ricordato. Fermi, ok, pugno, pam, mi devo assicurare questo, pam, pam, sì. Pam, pam, calcio frontale, pam, lui sta fermo, pam, e vado a cercare messaggi, calcio frontale, pam, pam, calcio circolare, pam, ad esempio, qui, pam, boom. Quando io ho queste sensazioni, poi posso cominciare a mettere dentro delle cose, pam, pam, e così via. Mi devo essere assicurato che io sono andato in progressione, se no non ha, la tecnica è troppo, non conosce gli scalini. Io devo avere la pagina da qui, progressione non ho, boom, mi piazza questo e chiuso, no? Quindi ora vediamo comunque, come lo facciamo. Pugno, pugno, facciamo giù. Qui ora se non mi occupo fai un montante. Boom, c'è il rischio di questo. Allora, pam, pam, consigliamo il loro famiglia protetto, buon giù e lo stacco un po', appena. Questa mano, qua, questa, qua, tutte e due le mani verso di me. E lui va giù. Ok? Vediamo, lentamente. Uno, due. Non devo allungare, devo mettere uno scivolaccio o un chivaraccio o un mabù. Questo alzo per sradicarlo, perché se no io qui non ce la può con le mani. Lo devo sradicare un po', questa la può riandare giù e dovrebbe andare giù. Pam, questo, pam, ti provo. Ok.